Sembra essersi ridimensionato il caso che ha visto il protagonista Battista Battaglino, multato di quasi 20.000 euro per una vendemmia con alcuni amici nel suo podere a Castellinaldo. Nella mattinata di mercoledì è stato ricevuto all'Ispettorato del Lavoro, a Cuneo, dove ha chiarito la sua posizione. Ad accompagnarlo diversi amici, concittadini e non, che hanno manifestato di fronte all'Ispettorato. Lo abbiamo intervistato dopo essere uscito dagli uffici. Questa mattina il colloquio è stato molto cordiale, ho portato i documenti che mi avevano richiesto, accompagnato dal rappresentante sindacale della Coltivatori Diretti, e abbiamo fatto una chiacchierata e hanno preso atto che mi diranno le comunicheranno nei prossimi giorni attraverso il rappresentante sindacale, e probabilmente la cosa si risolverà totalmente. Ecco, questo non è ancora detto, però è probabile. Bene, questo caso sembra essersi un po' sgonfiato, per fortuna. Sì, ma si è sgonfiato prima tutto dal valore del prezzo della multa, che non era così elevato, e poi anche dalla presenza delle persone coinvolte. Si è spaventato lei in questi giorni? Ma non più di tanto, avevo più paura per il dopo, mentre da questo momento penso di essere più sereno e tranquillizzato dalle parole che mi hanno detto i responsabili. L'anno prossimo che cosa farà? Ma non lo so, per il momento valuterò se sicuramente continuo a lavorare la vigna. Poi ci sono altre soluzioni meno rischiose e valuterò sul momento cosa fare. È stato accompagnato qui a Cuneo da tante persone, tanti suoi amici. Perché avete voluto accompagnare il signor Battaglino qui? Abbiamo voluto così sostenerlo per solidarietà e amicizia sicuramente, perché il suo è stato un caso eclatante che ha aperto un po' così la strada ai riflettori, però come lui ci sono anche tanti altri viticoltori che hanno così subito un po' lo stesso trattamento, che noi troviamo particolarmente ingiusto. Poi nel suo caso appunto lui è comunque un contadino così un po' vecchio stile, che cerca di preservare le tradizioni, quindi vive anche il suo essere contadino così in maniera lineare con il passato, recupera queste tradizioni, e anche la vendemmia in questo senso lo è. Un momento di festa anche da condividere con gli amici, e non si può, forse la normativa non deve anche normare le relazioni umane e di amicizia. La cosa che mi ha urtato di più, a parte quello che giudico come un sopruso, perché la sanzione è veramente sproporzionata a quella che tra virgolette è la trasgressione, è che non si può far morire delle tradizioni che sono millenarie, che sono nate insieme all'uomo, e non si può far prevalere una visione tecnocratica ed economicista sul buonsenso sostanzialmente. Si riuscirà a arrivare a un equilibrio tra leggi, norme di vario genere sulla sicurezza, tutto quanto, europee, nazionali, eccetera, con le tradizioni del mondo contadino, del mondo agricolo? Purtroppo non posso saperlo, me lo auguro caldamente, auspico di sì.